No, mi fa piacere che la tua trasmissione sia diventata Capranica News e quindi che dobbiamo ascoltare soltanto la sua voce. Io dico una cosa molto precisa, io sono contro la guerra, sono per la pace e per la tregua e ho detto che qualunque misura è utile per impedire che non solo i russi uccidano gli ucraini, ma anche che gli ucraini uccidano i russi, perché ogni morto è una sconfitta. La mia posizione è semplicemente questa: se noi armiamo gli ucraini perché rispondano alla guerra di una persona che sta sbagliando, i morti che loro faranno saranno morti comunque. Non vedo differenza fra i morti. L'idea che venga ucciso un soldato russo che non è andato lì con la sua volontà, ma gli era imposto il potere, è un'idea che comunque va valutata, per cui prima finisce, meglio è. Per questo ho citato Lukashenko, non ho nessuna simpatia, ho citato anche Israele. Quello che chiedo e che immagino sia giusto è che la guerra si fermi per gli uomini e per le opere d'arte. E perché tu veda quello che potrebbe capitare, fra un attimo ti chiedo di girare la camera, perché lì vedrai la pace di Kiev, di cui abbiamo qui incredibilmente, cosa importante che tu sappia, gesso. Ecco, il gesso di quella figura con le reali è la pace che sta al museo di Kiev. Ora, qui non corre rischi, là li corre. Ora, la violenza e la guerra e le armi, se soprattutto noi le diamo agli ucraini, porteranno altra guerra. Per cui credo e spero che accettare da parte del presidente ucraino un accordo che non sia indegno è diverso dal dover dare l'esempio di battere il grande nemico del mondo, perché questo non è, e con quel grande nemico tutti i grandi del mondo hanno sempre parlato, se ne accorgono adesso che è un criminale. Questo detto, sono contro la guerra, vorrei che finisse subito, e ogni morto, ripeto, anche un morto, un soldato russo morto, è un crimine contro l'umanità. Uccidere è comunque un errore. Allora, questa è la mia posizione. Scusatemi, a proposito di arte, dato che Vittorio giustamente ci ha ricordato che quello poi sono le tracce della civiltà e non sono solo cose bellissime, cioè distruggere opere d'arte. Avete visto che una delle cose che sarà fatta subito in alcune città è stata salvare il salvabile, per esempio quella famosa Cristoligno che abbiamo tutti visto in quella fotografia. Cioè, quello è stato un tema molto forte anche per le città ucraine. E la cosa che è successa in più, che ci ha molto preoccupato, che al di là di tutte le sanzioni economiche e il resto, se ho capito bene, Vittorio, però raccontamela tu un momento, il direttore dell'Ermitage ha chiesto al direttore di Palazzo Reale a Milano la restituzione delle opere che erano lì in prestito per la mostra di Tiziano. Ho capito bene? Questo è già successo? Beh, quello sì. Allora, noi abbiamo una bella mostra di Tiziano e della bellezza femminile fatta in gran parte con opere di Vienna, ma ci sono due opere che vengono dall'Ermitage. Sono state richieste, ma sappiamo anche che ci sono a Parigi una quantità enorme di opere della collezione Morozov che vengono dai musei russi e che sono temporaneamente alla Fondazione Vuitton. E abbiamo a Rovigo 80 opere di Kandinsky che vengono dal Tretiakov, il museo della città di Mosca, e dal Puskin dall'Ermitage. Io credo che la richiesta sia lecita, ma che in tempo di sanzioni, con i percorsi aerei così complessi, l'Italia non le restituirà. Pare che Franceschini sia disponibile a farlo, però se accettiamo di discutere una cosa come questa, vuol dire che allora non ha senso fare sanzioni. Facciamo delle sanzioni e poi improvvisamente ricominciamo a rimandare indietro le opere che loro stanno prestato. Per cui la mia sensazione è che non verranno restituite, però è una sensazione, quindi. Perché okay, credo che tutto, per cui prima finisce la guerra, prima finiscono i morti, prima finiscono le distruzioni, meglio è. Quindi qualunque trattativa è meglio di qualunque atto di forza. È arrivata un'agenzia anche importante. Se l'atto di forza lo fa l'Ucraina, aspettiamo, essere il simbolo della resistenza non mi pare che valga la pena. Aspetta un attimo, Antonio, che c'è una cosa su cui dovete ragionare un attimo. Che c'è chi vuole la guerra, io non voglio la guerra, quindi smettiamola di dire che Sgarbi non vuole la guerra e chi dice difendiamo l'Ucraina vuole la guerra. Questa è una rappresentazione falsa e in Russia si chiamerebbe Maschilovka. E gli diamo le armi? E gli diamo le armi per combattere? Gli diamo le armi nucleari magari? Questa è una fake news, mi dispiace. Allora, scusatemi, un attimo solo. Prima vi ho letto un'agenzia su Lukashenko. Hai detto che devono resistere le città. Sì, devono resistere. Devono resistere a che cosa? Resistere uccidendo, resistere armati, resistere uccidendo, resistere uccidendo, devono resistere uccidendo, devono resistere uccidendo. Non si uccide. Vorrei capire se tu a posto loro ti arrenderesti o difenderesti la tua terra.
Cosa faresti? Allora, Antonio, ti posso chiedere una cosa? Guardami un attimo, Antonio, sono molto provata. Sto lavorando come una matta, perché figuriamoci, è niente rispetto alla guerra che racconto. In più, ho visto oggi delle scene che mi hanno veramente ferita. Ho visto quei sacchi neri, ho visto i cadaveri. È una mattinata terribile. Secondo me, chiudere questa trasmissione litigando è una cosa che non è bello per nessuno. Lo chiedo a tutti e due proprio dal profondo del cuore. Vi devo leggere un'agenzia...